As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. Lei aveva tutto da perdere, lui tutto da vincere, e così è stato. Ha vinto Johnny Depp contro Amber Heard. Il giudice del tribunale di Fairfax, in Virginia, gli ha riconosciuto $10.350.000 di risarcimento. Dopo 13 ore di camera di consiglio, la giuria, composta da 5 uomini e 2 donne, ha stabilito che quell'articolo del Washington Post riferito a un editoriale scritto dalla Heard nel 2018 fosse ingiurioso nei confronti dell'ex marito, accusato, senza mai essere nominato, di violenze domestiche. Lo si è capito fin dal primo giorno del processo, 6 settimane fa, come sarebbe andata a finire. Una sfilata di star e di ex, tutte a favore di lui. Il tifo pesava sul piatto di Johnny, ma sono stati i dettagli di un processo reale seguito più di un reality che ha sondato perfino gli aspetti più intimi di una ex coppia scoppiata, quelli che non sono bastati a fare di Amber Heard la vittima di Johnny Depp, anzi. Oh, never forget it. Non lo dimenticherò mai. Ha cambiato la mia vita. It changed my life. In tribunale, alla lettura del verdetto, arrivata in Europa in piena notte, era presente solo lei, che in questo mese e mezzo ha perso soldi, ingaggi e credibilità. Tutto a vantaggio dell'ex marito che l'accusa di essere la causa del suo tramonto professionale. Lui era in Gran Bretagna sul palco di Jeff Beck, chitarrista e amico che ha condiviso musica e applausi. Un comunicato a testa per commentare la sentenza. Finalmente mi riprendo la mia vita, ha detto il capitano Jack Sparrow, sperando di riprendersi anche il ruolo nella saga dei Pirati dei Caraibi. Hanno perso le donne, è stato il commento lapidario della Heard, invece, che ha intenzione di ricorrere in appello ed è stata risarcita a sua volta con $2 milioni per un insulto di troppo detto al suo indirizzo dall'ex avvocato di Johnny Depp. A proposito, nel firmamento degli avvocati americani da oggi brilla la stella di Camille Vasquez, scelta dall'attore per condurre la sua battaglia processuale, anche se i giornali già fantasticano di una nuova legal love story che Hollywood si sogna.